Siamo davvero felici di partecipare a questa particolare edizione ancora più simbolica di Buongiorno Ceramica come sia Faenza, un'istituzione nata sul genius loci appunto della ceramica e della creatività del design autoriale e della ceramica che da sempre è simbolo di ricerca e di cultura e che ora riprende questa sua strada fondativa dal 1980, avendo reintrodotto negli ultimi anni nei corsi di primo e secondo livello esami di progettazione ceramica. Presentiamo un progetto particolare che avrebbe dovuto far parte del Giardino delle Delizie nella sede di Futur Dom a Milano durante la Design Week. Una nostra abitudine a essere presenti a Milano alla Design Week negli ultimi anni è sempre con progetti di ceramica. L'anno scorso Ceramica Parallela, la mostra appunto presentata dopo il workshop di Salvatore Arancio, e ancora prima Work di Andrea Anastasio, il workshop con Andrea Anastasio. Quest'anno era il turno ed è il turno per noi tutti del Giardino delle Delizie Favenza Upgrade, che sarebbe stato presentato lì e che invece presentiamo qui, ed è anche il segno della grande creatività e del grande impegno, della grande sfida della ceramica dei nostri studenti e dei nostri docenti di riuscire a stabilire ancora una volta a distanza di millenni un dialogo sempre nuovo tra passato e futuro, tra arte e design, tra forma e funzione, tra nuove tecnologie, tra artigianato e industria. Infine, in questo difficile momento vorrei ringraziare tutta la comunità dell'ISSIA di Faenza, vorrei ringraziare gli studenti, tutti i professori, tutto il personale amministrativo e soprattutto il direttore Marinella Paderni, perché siamo rimasti uniti, siamo rimasti comunità che progetta, che pensa, che fa ricerca per un design, per un mondo migliore, ecosostenibile, che metta al centro l'uomo e una nuova qualità della vita. Il corso di design dei prodotti ceramici che tengo al biennio specialistico in design del prodotto e materiali avanzati è impostato come uno spazio di ricerca, di osservatorio e di riflessione allargata su quelle che sono le dinamiche ambientali, sociali, contemporanee, espressive, artistiche e non di meno scientifiche, all'interno dei quali i materiali ceramici possono trovare nuovi consensi, ad esempio in alternativa ai materiali più impattanti, oppure integrarsi con materiali e processi innovativi. Pensiamo al momento che stiamo vivendo, come sia importante la ricerca consolidata per le miscelazioni di sostanze come i nanomateriali con proprietà antibatteriche. Il concept progettuale che abbiamo studiato con il gruppo di ricerca costituito dagli studenti del corso è stato quello di lavorare sulla straordinaria grammatica dell'ascito ceramico faentino, proprio come un riferimento geografico di una nuova mappa aperta ad una rinnovata globalizzazione. In questo contesto le preziose eredità che sono custodite nel Museo Internazionale della Ceramica di Faenza sono diventate un riferimento, fonte di ispirazione per il design di piccoli contenitori da scrivania destinati ad essere veicolati all'interno del bookshop museale. Così, man mano, ha preso forma la collezione Faventia Upgrade, che è un manifesto di libere espressioni, identità e contemporanee tradizioni. I decori, le calligrafie astratte, colori tratte dalle palette ceramiche medievali e rinascimentali faentine sono state ripensate in una ricerca iconica, materica, sperimentale, espressiva, e la scelta e progettazione dei decori è stata studiata in funzione del design tridimensionale per oggetti d'uso, ideati per valorizzare e soprattutto per valorizzare impasti ceramici di porcellana che sono stati appositamente studiati nel laboratorio ISIA per la stampa 3D. Questi colori erano naturalmente ispirati alle nuance cromatiche storiche faentine come il bruno, manganese,
il verde ramina, l'arancione e il blu. Un altro aspetto fondamentale di questo progetto è che si è concretizzato parallelamente nel dialogo multidisciplinare tra corsi di design di prodotti ceramici e con il corso di laboratorio materiali ceramici tradizionali e avanzati nel laboratorio di 3D printing e con la collaborazione del corso in design dell'imballaggio. Naturalmente questo modus operandi ha fornito una straordinaria esperienza agli studenti, quella soprattutto di poter affrontare un percorso formativo all'insegna dell'interpretazione e gestione di contenuti complessi e integrati della filiera, quali ad esempio ideazione, ricerca materiali, realizzazione e packaging. Nei laboratori ceramici dell'ISIA è possibile sia fare della ricerca tecnologica, sia della ricerca formale, sia arrivare a modelli e prototipi. Noi in ISIA pensiamo che i laboratori siano importanti per arrivare a risultati, ma soprattutto per costruire delle figure professionali. Per questo progetto abbiamo sviluppato un mix di impasti per ottenere un risultato policromo che come texture si andasse ad aggiungere a quella già nota della stampa 3D ceramica. Ovviamente come tecnica non va a sostituire nessuna delle tecniche tradizionali già esistenti di foggiatura o di formatura. Noi la vediamo come uno strumento in più a disposizione. Così come c'è il tornio, c'è anche la stampante 3D. Fanno dei progetti differenti, dei percorsi differenti e sono da ogni volta da studiare a seconda di quello che si vuole andare a fare. Nel salutarvi vi ricordo che nel mese di maggio sono in programma alcuni open day dedicati alla nostra offerta formativa. Sarà possibile registrarsi online sul nostro sito e in questa chat dedicata risponderà il nostro direttore per darvi tutte le informazioni necessarie sulle offerte formative della nostra università.